A Belgirate, dopo le dimissioni di 7 consiglieri, il prefetto ha nominato il commissario che traghetterà il comune alle elezioni. Omenia, Beura, Duonio, Formazza, Brovello, Trarogo e Gurro nel vicio ai comuni al voto. Venerdì sera alcuni sindaci del Verbano si sono riuniti per discutere di sanità, ribadito il sì all'ospedale unico del VCO. Da venerdì a Stresa in funzione la ruota panoramica di Carciano che tante polemiche ha suscitato in città. Il premio muratore assegnato alle suore di clausura di Orta San Giulio, 5.000 euro per il restauro della foresteria. Due giorni di tornei di calcio per salutare i 50 anni di attività della Virtus Bagnella e progettare il futuro. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, da qualche giorno si vociferava di malumori interni all'amministrazione di Belgirate. Oggi questi malumori si sono concretizzati con un atto, una sfiducia verso il sindaco perché si sono dimessi 7 consiglieri. Il prefetto del VCO ha nominato il commissario che ora dovrà traghettare Belgirate verso le nuove elezioni e non è la prima volta che succede. 7 consiglieri su 11 del comune di Belgirate questa mattina alle 11 hanno rassegnato le dimissioni, quindi è giunta al capolinea l'amministrazione guidata dal sindaco Walter Palazzetti. Il fatto era già nell'aria da una settimana dall'ultima seduta consiliare del 31 maggio per forti divergenze tra i consiglieri di maggioranza e il sindaco sulla gestione del paese, 470 abitanti. Nella maggioranza hanno firmato le dimissioni Giuseppe Riguzzoni, già vice sindaco poi sfiduciato, Luca Penatti, Dario Vermi, Dino Mattana. A questi si sono aggiunti i consiglieri di minoranza Gerardo Fiume, Sergio Grigi, Marianna Milani. Aveva detto Palazzetti nell'ultima seduta consiliare: io non mi dimetto, se volete sfiduciatemi. Così è stato. Palazzetti questa mattina era a Castelletto Ticino per la cerimonia di firma della Guardia Costiera con la vice Giovanna Balsamo. Avuta la notizia dal segretario comunale, ha fatto immediatamente ritorno a Belgirate. Chiamato al telefono per un commento, non ci ha risposto. Risponde invece la vice Balsamo. Dice: in questo momento non ritengo opportuno rilasciare alcuna dichiarazione. Queste le sue parole. L'amministrazione della lista Progetto Belgirate, da meno di 2 anni alla guida del paese, decade, ma squassato da anni da polemiche feroci, in preda a una crisi economica dopo l'avvertenza dei crediti di dubbia esigibilità legata al fallimento Gombe, ex hotel Villa Carlotta Milano, che non ha versato per anni le tasse essendo sotto l'ombrello della legge delle vittime di usura. In passato, dopo la morte dell'ex sindaco Walter Leto, era stato proprio Palazzetti, suo vice, a prendere le redini del paese, ma era arrivato il commissariamento, non avendo più la maggioranza. Ora la situazione è analoga ed anche stavolta le crepe sono in maggioranza. Al Consiglio Comunale Palazzetti è rimasto solo con 3 fidi consiglieri, finendo sotto in tutte le occasioni, dalla variazione di bilancio alla tassataria, alle modifiche del piano regolatore generale e la nomina dei revisori dei conti. Con Palazzetti e la Balsamo erano restati fedeli Bianca Maria Cabiati e Girolamo Stasi. Ed è un weekend elettorale, oltre ai referendum infatti si vota in alcuni comuni per il rinnovo dei consigli comunali, in Piemonte si vota in 92 realtà della regione, per le amministrative vuol dire che sono interessati dal voto circa 500.000 piemontesi, nel VCO 7 comuni, 2 in provincia di Novara seguiti dalla nostra emittente, vuol dire Borgomanero e Divignano, nel VCO 7 quello più importante a livello di dati numerici di popolazione è Omenia. Sono 13.051 gli omeniesi che domani dalle 7 alle 23 si recheranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Nel dettaglio 6.647 donne e 6.404 uomini, 17 le sezioni cittadine. Dalla 1 alla 7 nel plesso delle scuole di Via De Amicis, mentre il seggio 8 e 9 sono all'elementare di Bagnella in Via Fiumetta. Sezioni 10, 11 e 12 a Cireggio all'elementare di Via Leonardo da Vinci, mentre la sezione 13, la 14, la 15 e la 16 sono a Crusinallo in Via Montemassone. L'ultima sezione, la numero 17, è ad Agrano alle scuole in Via Isotta. 4 i candidati, il sindaco uscente Paolo Marchioni, 52 anni, avvocato, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Uniti Omenia Cresce e Popolo della Famiglia.
Il secondo nome sulla scheda elettorale che i cittadini di Omegna troveranno è quello di Marco Bialici, 44 anni, commerciante ed ex presidente della Proloco, appoggiato dalla lista Movimento Ubiali Sindaco. In terza posizione sulla scheda Alberto Soressi, 64 anni, dirigente scolastico, candidato del centro-sinistra con Partito Democratico, Sinistra Comune e Omegna Riparte. Il quarto candidato è l'imprenditore 56 anni Daniele Berio, l'uomo scelto da Omegna Si Cambia. 5 anni fa al primo turno votarono il 54,28% degli aventi diritto, mentre al ballottaggio che fu tra Marchioni e Frisone la percentuale fu ancora più bassa, pari al 46,83%. Detto che in provincia di Novara seguiremo anche l'esito del voto a Borgomanero e a Divignano, in provincia del Verbano Cusiossa sono altri 6 comuni chiamati al rinnovo dei parlamentini comunali all'elezione del sindaco: in Ossola, Beura Cardezza, Drogno e Formazza. In tutte e 3 i comuni un solo candidato. Beura è il comune più grande con oltre 1.400 residenti. In tutte e 3 i comuni lo scoglio da superare per l'elezione di Davide Carigi, Marco Zanoletti e Bruna Papa. Il quorum nel Verbano, alle urne anche i comuni di Trarego, Viggiona, Gurro e Brovello Carpugnino. Anche a Trarego si vota con un solo candidato, si tratta di Sebastian Nicolai alla testa della lista Coraggio e Futuro. 2 invece gli aspiranti sindaco di Gurro, comune dell'Alta Valcannobina, ad aver mantenuto la sua autonomia amministrativa rispetto a chi invece negli anni scorsi ha deciso di accorparsi in un'unica realtà comunale. I candidati sono Roberta Montagna, che guida Insieme per Gurro, Adriano Patritti di Impegno per Gurro. 2 candidati anche a Brovello, si vota per decidere chi succederà a Giuseppe Bono, sindaco uscente. I candidati sono Claudia Dell'Orto con la lista Viviamo Brovello Carpugnino e Davide Inzaghi di Obiettivo Brovello Carpugnino. Con queste notizie chiudiamo la pagina elettorale, parliamo invece di sanità, perché potrebbero essere proprio le elezioni di Omegna a sbloccare quella che è la discussione locale sul futuro della sanità, il progetto della ristrutturazione degli ospedali esistenti oppure il nuovo ospedale del VCO. Di questi temi hanno discusso alcuni sindaci che si sono dati appuntamento a Baveno. Avanti con il progetto di un ospedale unico per il VCO, sarebbe questo l'orientamento dei sindaci del Verbano che si sono incontrati ieri sera a Baveno. Hanno partecipato i primi cittadini di Vignone, Giacomo Archetti e di Gignese, Luigi Motta, che fanno parte della rappresentanza e hanno illustrato le proposte presentate dal presidente della regione Alberto Cirio nell'ultimo incontro al Tecnoparco. C'è stato un confronto serio e sereno sulle prospettive del piano sanitario di prossima emissione per la regione Piemonte e in particolare per il VCO, commenta il padrone di casa e sindaco di Baveno Alessandro Monti. La nostra provincia chiede a gran voce una risposta coraggiosa per la sanità del futuro. Da sindaco di Baveno ritengo che l'unica soluzione per una sanità di qualità sia l'ospedale unico. Scelte diverse da questa ci condanneranno a una sanità non all'altezza delle esigenze del nostro territorio. Nelle prossime settimane il presidente della conferenza dei sindaci Gianni Morandi convocherà l'assemblea per discutere delle 2 possibilità prospettate da Cirio. Da un lato lavori importanti sui 2 presidi esistenti, Castelli e San Biagio, oppure la realizzazione di un nuovo ospedale. In Piemonte sono 1.008 nuovi casi di Covid riportati oggi dall'aggiornamento pubblicato dalla Regione con un tasso del 6% rispetto ai 16.699 tamponi diagnostici. In calo il numero dei ricoverati, meno 2 nelle terapie intensive, dove ora il totale è di 13, meno 5 nei reparti ordinari, con un dato complessivo di 246 ricoverati. Nessun decesso è da registrare. A ragione è stata soprannominata la ruota delle polemiche. Parliamo della panoramica di Stresa in funzione da venerdì, che continua ad alimentare il dibattito cittadino. L'opinione pubblica locale è divisa fra chi è a favore e chi invece lo considera addirittura uno sfregio rispetto ai fatti della tragedia del Mottarone, perché è collocata a Carciano, dove c'è quella che un tempo era la partenza della funivia. Primo fine settimana per la nuova ruota panoramica al Lido di Carciano a Stresa, con vista a Mozzafiato sull'Isola Bella. È in funzione da ieri, una opportunità di svago in più per i tanti turisti, italiani e stranieri, che già in queste settimane stanno scegliendo e animando la perla del Golfo Borromeo. La ruota gira tutti i giorni, dalle 10 alle 23 nei weekend e dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 23 durante la settimana.
A inizio settimana l'avvio del montaggio, ora la messa in funzione dopo la richiesta delle autorizzazioni del caso e dopo il collaudo delle scorse ore. È una delle novità volute dall'amministrazione Severino per l'estate stresiana, dopo una richiesta di attenzione verso l'area del Lido di Carciano, in sofferenza in seguito allo stop della funivia. Abbiamo così animato quello che alla sera non era diventato altro che un buio parcheggio, ha spiegato l'assessore al turismo Maria Grazia Bolongaro. La stessa ha ricordato che alla rinascita della frazione contribuirà anche l'assegnazione del bando per la piscina, se l'ha aggiudicato la cooperativa Verso Probo. Si stanno ultimando gli ultimi lavori sulla struttura, che aprirà già nel corso di questa estate. L'arrivo della ruota panoramica è stato accompagnato da qualche polemica sui social per la zona scelta accanto alla partenza della funivia per l'occupazione dei parcheggi. C'è chi ha chiesto l'avvio di una petizione per toglierla. C'è chi difende la scelta dell'amministrazione e commenta positivamente l'iniziativa parlando di polemiche sterili. Non capisco lo sfregio, il commento dell'assessore Bolongaro, si tratta di mera polemica politica, ha concluso Bolongaro. E di polemiche ne ha conosciute molte anche il piano degli asfalti di Gravellona-Toce, che ora finalmente è partito. Facciamo il punto. Dopo le polemiche delle scorse settimane, sono in corso a Gravellona le asfaltature relative all'appalto del 2021, che aveva avuto notevoli problemi e ritardi. Non solo, previste a breve altri interventi del piano asfalti 2022. Per adesso, spiega il sindaco Gianni Morandi, abbiamo rifatto l'intera carreggiata del tratto di Via Nuova, che va da Via Cirla fino al termine della via, e il tratto terminale di Via Stampa. Nei prossimi giorni verrà rifatta la Via Quare, dove i lavori non erano stati eseguiti correttamente. Dopodiché sarà la volta della Via Almotto e Via Ghiacciaia, parte di Via Valguerra e di Via Stazione. Con l'ulteriore apparto saranno sistemati dei tratti di Via Realini, Via Ressiga e di Via Pedolazzi, oltre ad alcuni aggiustamenti puntuali di altre strade ammalorate. Saranno anche riposizionati numerosi tombini e alcuni dossi rallentatori e sarà rifatta la segnaletica orizzontale. Stiamo anche concordando con Acqua Novara, conclude Morandi, le modalità di ripristino dell'asfalto sui numerosi chilometri di strade dove è in corso il più importante investimento degli ultimi 30 anni, relativamente al rifacimento completo dell'acquedotto di tutta la zona residenziale e industriale, compresa fra l'Ostrona e il confine con Verbania. Riccardo Scamarcio, l'attore Scamarcio, è in questi giorni a Formazza e alla Cascata del Toce per girare alcune scene del suo nuovo film dedicato al mondo del rally, Due Win, ambientato negli anni Ottanta con la regia di Stefano Mordini. L'attore pugliese veste i panni del leggendario pilota e team manager Lancia Cesare Fiorio. Blindatissimi set, alcune riprese sono state effettuate anche all'interno del ristorante Cascata del Toce, proprio dalla pagina Facebook del ristorante arrivano alcune di queste foto. Il locale si trova sulla sommità dell'imponente salto d'acqua. Le riprese proseguiranno, sono state girate anche al Mottarone, tanta la curiosità suscitata dalla presenza dell'attore e della troupe del film, tra chi abita Formazza ma anche tra i turisti saliti nella località Valser per un'escursione. Non mancano i fan a caccia di selfie con Scamarcio. Ora nel Cusio, nei giorni scorsi a Orta, i 5 Lions del territorio Omegna, Borgomanero Osto, Borgomanero Cusio, Verbano Borromeo Versese hanno consegnato alle suore del monastero benedettino dell'isola di San Giulio 5.000 euro a titolo di contributo per il restauro della foresteria di casa San Martino. Questi fondi sono nient'altro che il premio muratore. Il premio San Giulio di quest'anno è stato assegnato al monastero di clausura Mater Ecclesiae questa mattina la cerimonia insomma, di consegna dell'assegno. Intanto che cos'è questo premio San Giulio? Il premio San Giulio è un premio che è nato nel lontano 1983 dalla volontà di alcuni soci del Lions Club Omegna, ma finalizzato a quello che era un'iniziativa del gruppo muratori Vastrone Cusio. In quell'anno lì è cominciato il pellegrinaggio di questi muratori all'isola e allora i nostri soci che c'erano, perché non facciamo anche noi un premio San Giulio? E quindi nel lontano primo 31 gennaio del 1983 si è istituito per la prima volta il premio San Giulio, che era solo finalizzato al Lions Club Omegna. Siccome con gli anni poi si è visto che era una bella cosa e partecipata, subito il Borgomanero Ost
aderito, poi successivamente ha aderito il Valsesia, successivamente ancora il Borgomanero Accusia e da ultimo, qualche anno fa, anche il Verbano Borromeo. Perché quest'anno il premio è andato al monastero alle Moniche di clausura? Perché sapendo che le suore di clausura del monastero dell'Isola di San Giulio erano in difficoltà anche economiche e che la loro vita e i loro proventi sono legati al restauro dei paramenti sacri ma anche all'ospitalità nella loro foresteria, abbiamo deciso di dare un contributo affinché potessero finire e terminare il restauro della casa di San Martino, che è la loro casa dove vengono ospitati persone che vogliono fare esercizi spirituali piuttosto che quando vengono le maestre delle tessiture di Firenze che insegnano loro l'arte del restauro. Quindi ci è sembrato importante aiutarle in quest'opera che per loro è di grande aiuto anche proprio per il vivere quotidiano. Anche questo governatore è un ruolo, un compito dei Lions. Esattamente. De lui servo ormai si sa, l'avrete sentito sicuramente tantissime volte, ma noi viaggiamo anche sull'onda di un lì dove c'è un bisogno, c'è un Lions. Quindi quando il presidente indimenticato, past governatore Rino Polini mi ha detto di questo service, io ho aderito volentieri, ovviamente immediatamente, anche perché ero già stato sull'isola e sapevo quella che poteva essere l'empatia che dà essere alla presenza di una madre badessa. Si è parlato dei progetti del Parco Nazionale Val Grande, questa settimana è la Sasso nello Stagno, allora ascoltiamo un passo dell'intervista del nostro direttore a Luigi Spadone, la trasmissione torna in replica domenica alle 14. Ospite della puntata di questa settimana del Sasso nello Stagno è stato il nuovo presidente del Parco Nazionale della Val Grande, Luigi Spadone, che ci ha presentato un po' i suoi progetti e i suoi programmi. Presidente Spadone, qual è il primo impegno di questa sua nuova presidenza? Il primo impegno vuole essere quello di riuscire a spendere veramente tutte le risorse che noi nel corso degli anni, negli ultimi anni soprattutto, abbiamo accumulato. Il Parco Val Grande ha un avanzo di amministrazione di 9 milioni di euro, già ovviamente indicati e finalizzati, sono risorse vincolate che vanno a un progetto sostanzialmente prima di tutti a parchi per il clima e quindi alla riduzione delle emissioni della CO2, però si tratta di bandi grossi, di risorse che arrivano sempre sul finire dell'anno. Noi abbiamo anche una struttura non così numerosa e quindi qualche difficoltà da questo punto di vista l'abbiamo. Riuscire a spendere nell'arco dei 5 anni tutte le risorse che il Ministero ci ha trasferito sarebbe una cosa estremamente importante. Benissimo, la ringrazio. Grazie a lei. Ora siamo allo sport, partiamo dal ciclismo. Elisa Longo Borghini, la vincitrice della Women's Tour in Gran Bretagna, all'Orna Vassese della Trek Segafredo, dopo la vittoria tappa di venerdì a Black Mountains, si è buttata oggi nello sprint finale nella frazione conclusiva ad Oxford, vinta dall'olandese Lorena Wiebes del team DSM. Il terzo posto di giornata ha permesso ad Elisa di conquistare secondi di abbuono che le hanno permesso di strappare a Grace Brown la maglia di leader della classifica. Prossimo appuntamento per la campionessa ornavassese il 26 di giugno con il campionato italiano in Emilia. Ora il calcio, perché il weekend in corso è all'insegna della festa per la Virtus Bagnella. Sentiamo perché. 2 giorni di festa per celebrare i 50 anni della Virtus Bagnella, da qui sono passati tanti ragazzi, poi diventati uomini, stanno giocando in tanti quest'oggi e giocheranno anche nei prossimi giorni, insomma un evento davvero ben riuscito. Sì, 2 giornate di festa per celebrare questo traguardo importante della nostra società, quindi 50 anni, mezzo secolo di storia. Oggi abbiamo in campo le, chiamiamole, vecchie glorie, sono ragazzi che bene o male sono passati di qua nel Bagnella, quindi la giornata poi è stupenda, una bella giornata di sport e di festa soprattutto, sì. Cosa ha rappresentato la Virtus Bagnella per voi dirigenti e per i ragazzi? Beh, allora, sicuramente nel corso degli anni Bagnella è stato un punto di riferimento per il calcio a tutti i livelli, dai più piccoli ai più grandi. Questo 50esimo è un grande traguardo, ma non è diciamo un punto d'arrivo, è un punto di partenza per noi, perché adesso negli ultimi mesi ci sono delle forze nuove in società
forze che ragazzi che vogliono far bene a livello dirigenziale. Ci stiamo muovendo un po' su tutti i livelli e spero che sarà sicuramente avremo ancora un gran futuro, quindi un gran punto di partenza più che un punto di arrivo. Mezzo secolo compiuto, però si guarda all'altro mezzo secolo per arrivare a 100 anni, quali progetti? Beh, i progetti sono tanti, abbiamo iniziato quest'anno con la formazione femminile, quindi stiamo cercando di crescere anche sotto l'aspetto femminile questo sport e speriamo di fare altri 50 anni belli come abbiamo fatto finora. Un'attenzione soprattutto ovviamente ai giovani. Certo, soprattutto ai giovani che devono crescere e cerchiamo sempre di aiutarli a crescere sia a livello calcistico che anche a livello morale, fisico e psicologico. Ora il volley CSI. Avanzano le fasi regionali della pallavolo CSI che nella prossima domenica vedranno due nostre formazioni giocarsi il titolo piemontese. Un passo alla volta, iniziamo dal campionato Under 16 allieve e dai concentramenti di Asti dove erano impegnate due squadre nostrane. Rosa Alziora, campione VCO, non avanza dopo aver perso la prima partita 3-1 contro Paesana Valle Po e dopo aver perso, col medesimo risultato, anche il secondo match contro Club 76 Asti. Non è andata meglio a Vogognese, che dapprima perde al quinto set contro Ardor Casale e poi soccombe contro Cuneo Granda. Nulla di fatto nemmeno nel torneo juniores, Rosmini Domodossola cercava la finale contro Koala Fontaneto, la compagine Agonina però ha vinto 3-0 mettendo fine all'avventura domese. Impegnata nell'altra semifinale contro Issa Novara anche 2008 Domodossola, che però anche in questo caso ha perso 3-0 e dunque ha chiuso la stagione, purtroppo una buona gara disputata. Ed eccoci al campionato Open, è CSI Baveno la prima delle formazioni che domenica cercheranno lo scudettone regionale. In quel di Gozzano, la formazione di Stefano Cazzini, dapprima si è sbarazzata in semifinale di Cossato ed ha successivamente disputato la finale contro Koala Fontaneto, che aveva eliminato Cameri. La finale è stata una bella partita, decisa solo al quinto set col successo bavenese, parziali 25-27, 25-21, 25-19, 22-25, 15-8. Dunque domenica Baveno si gioca il titolo nel match alle 16 in quel di Canelli contro VB Cime Careddu. Già in programma la finale Under 14 tra Rosa Alziora e CRF Ora Cervere, in programma ad Asti alle 10. Finita qui? No, perché si giocano anche le semifinali provinciali Under 13 alla palestra del Forum del Parco Rodari di Omegna. Semifinali tra Omegna e Black Vogognese e tra Rosa Alziora e Koala Fontaneto. Le finaliste si giocheranno poi il titolo VCO e non solo, ma anche il pass per le finali nazionali. Non ci sono aggiornamenti, io mi fermo qui. Per gli aggiornamenti vi rimando al sito e alle pagine social. Grazie e buon proseguimento di serata. Noi siamo a Domegna, questo lago è meraviglioso e noi abbiamo pensato di aprire un servizio di noleggio barche per far piacere alla gente, per attirare la gente e per dargli qualche cosa di divertente da fare in questa zona. Barche ma non solo, perché abbiamo trovato delle biciclette acquatiche che ci sembravano divertenti, che catturassero un attimo l'attenzione e che potessero portare anche la famiglia intera a fare un giro e avere un punto di vista differente. Abbiamo trovato un'ottima sinergia con delle persone che hanno i nostri stessi obiettivi e probabilmente idee molto simili. Abbiamo pensato che per attirare la gente e per fargli conoscere meglio il nostro territorio, la cosa importante fosse offrire delle attività differenti che potessero andare dall'acqua alla montagna. Noi siamo una nuova realtà ed è grazie al contributo del GAL che abbiamo preso questa decisione e che abbiamo aperto il nostro servizio. Io effettivamente arrivo da tanti anni nel turismo.
sono stata lontano da questo lago tanto e quando ci sono tornata ho pensato che fosse qua il posto giusto dove riportare le nostre esperienze. Per il momento ci stiamo concentrando tanto su quello che effettivamente potete vedere, ma la risposta della gente è talmente entusiasmante che ci fa sognare in grande. Poter avere un partner come quello del GAL è stato importante all'inizio e potrà esserlo ancora, perché quello che vogliamo fare è far innamorare la gente di questo lago.